Mike Quincy, Canalizzazione del sé superiore, 2 aprile 2021, traduzione Marina. Ci sono così tante cose che stanno succedendo dietro le quinte che non possono ancora essere rese pubbliche, ma dovrebbe essere sufficiente dire che tutto procede bene. La dimensione dei compiti che ci attendono va oltre la vostra immaginazione. Coinvolgono molte migliaia di persone che lavorano per la luce e che stanno gradualmente smantellando la rete di controllo che gli oscuri hanno costruito in un grande periodo di tempo. Ci sono voluti anni di pianificazione per arrivare al punto in cui la luce ha raggiunto il suo potere, non solo per eguagliare la Cabala, ma per sopraffarla. Tuttavia, non è così semplice o facile come può sembrare. Perché gli oscuri non si fermeranno davanti a nulla nei loro sforzi per mantenere la loro posizione e mantenere il potere che dà loro così tanto controllo sulla terra e la sua gente. Molte volte la luce ha avuto la vittoria in pugno, solo per dover poi concedere la propria posizione a loro, in modo da evitare la minaccia di annientare milioni di persone nel mondo per rappresaglia. Quindi, per un lungo periodo di tempo, la luce ha organizzato le cose in modo da poter raggiungere il suo obiettivo in modo più sottile, tenendo gli oscuri sotto controllo e indebolendo i loro metodi di controllo. La luce ha ora un grande sostegno che include le forze armate, che sono state molto attive durante il lockdown. Il futuro stesso della Terra e della sua gente dipende totalmente dall'esito degli eventi attuali. Ma non abbiate paura perché sono nelle mani delle forze superiori di luce. Gli oscuri non possono accettare che ora stanno perdendo la battaglia per la terra e sono al massimo della loro pericolosità perché, come un animale ferito, colpiranno qualsiasi cosa si metta sulla loro strada. Tuttavia, è troppo tardi per loro per ribaltare la situazione e non se ne andranno tranquillamente. Ma causeranno tutti i problemi che possono, anche a rischio della loro stessa vita. Sono pronti a morire per la loro causa, credendo in modo distorto di essere i prescelti e di essere ricompensati. È inevitabile che le forze di luce dovranno fare dei sacrifici per vincere questa battaglia, ma ciò è inevitabile date le circostanze. È rassicurante sapere che stanno combattendo l'ultima battaglia sulla Terra. Dopo la quale ci sarà un grande periodo di purificazione e un rapido passaggio alla nuova era e a tutti i benefici che ne derivano. Tenete presente che il futuro che vi aspetta sarà molto diverso da quello che state vivendo ora. Non ha quasi nessuna somiglianza con quello a cui siete abituati ed è una forma di esistenza completamente diversa, in particolare per il fatto che diventerete molto più indipendenti. Poiché sarete in grado di provvedere a tutti i vostri bisogni utilizzando il vostro potere di puro pensiero, chiaramente sarete diventati molto più indipendenti e non dipenderete dagli altri per il vostro benessere. Secondo i vostri calcoli è molto lontano, ma potete portarlo in manifestazione più rapidamente attraverso il vostro potere di pensiero. La vostra coscienza si sta espandendo molto più rapidamente ora. Mentre vi dirigete verso il diventare un essere più evoluto e continuerà così man mano che aumentate le vostre vibrazioni. Dimenticando per un momento i vostri problemi immediati, dovreste essere in grado di visualizzare il prossimo periodo di luce. Mette il potere nelle vostre mani perché avrete raggiunto un punto in cui vi siete elevati al di sopra delle energie negative che non avranno più alcuna influenza su di voi. Molti di voi sono già in grado di farlo e hanno il pieno controllo sui propri pensieri e azioni. È molto difficile nei tempi attuali, ma può essere raggiunto se vi mettete in testa di farlo. La vita diventa più accettabile. E la vostra fiducia cresce nella vostra capacità di mantenere la calma in tutte le circostanze, indipendentemente da ciò che sta accadendo intorno a voi. Mantenete la calma e perdonate voi stessi se doveste essere sopraffatti dalle circostanze che vi sono intorno. Imparate dai vostri errori e
e sarete sulla buona strada verso il successo e l'ascensione. In termini generali, c'è la possibilità che ora troverete che la vita ritorna alla normalità, dove avete la libertà di pianificare le vostre esperienze. Questo non significa tuttavia che sarà esattamente lo stesso, poiché sono successe troppe cose che hanno portato a dei cambiamenti che continueranno. Vi hanno dato l'opportunità di accedere nuovamente a ciò che desiderate dalla vita, e ci sono alcune cose che sono cambiate in meglio e che vorrete mantenere. Le relazioni personali sono state sotto pressione semplicemente perché, normalmente, non sareste in grado di passare così tanto tempo insieme. Di conseguenza, molti si sono resi conto che hanno bisogno di cambiare il loro modo di vivere e per alcuni questo significa continuare a dedicare più tempo alla propria famiglia. Gli illuminati sono dietro il virus Covid-19. Ma laddove volevano che decimasse la popolazione, le forze della luce lo hanno per così dire annacquato, in modo che non sia così efficace come previsto. Accade spesso che eventi che avrebbero dovuto avere un effetto grave sulla popolazione siano stati alterati in modo tale da perdere gli effetti previsti. Tuttavia, la legge universale è all'opera. E in una civiltà di libero arbitrio si devono seguire certi protocolli che impediscono interferenze dirette. Attraverso le sue azioni e i suoi pensieri, l'uomo ha sempre contribuito a creare il proprio futuro, ma inevitabilmente scoprirà che gli eventi finiranno sempre per attenersi al piano per il suo sviluppo futuro. Ogni esperienza ha un valore per ogni individuo e aiuta la sua crescita spirituale indipendentemente dal suo progetto di vita. L'intera questione è così complessa perché sono coinvolti troppi fattori che senza avere una comprensione più ampia di come funzionano le cose è difficile capire al vostro livello perché non avrete la storia completa. È sufficiente dire che quando sarete pronti a comprendere il quadro più ampio sarà possibile perché avrete acquisito un livello di coscienza maggiore. Sta già accadendo ad alcune delle anime più evolute che hanno la capacità e la comprensione per aiutare gli altri a progredire. Siate certi che sarete tanto più grandi per le vostre esperienze e ben preparati ad aiutare coloro che seguiranno le vostre orme. È naturale che coloro che hanno raggiunto un livello di coscienza più elevato si rivolgano a coloro che si trovano sullo stesso sentiero. Così non sarete mai lasciati a vagare senza aiuto, ma ricordate che dovrebbe essere richiesto, poiché non è mai forzato su un'altra anima senza il suo consenso. Il sistema funziona molto bene ed è stato provato e testato per molti millenni. Potreste non essere consapevoli dell'aiuto amorevole che viene dato liberamente, ma tutti ne beneficiano e la verità sarà rivelata a tempo debito. Vi lascio con amore e benedizioni e possa la luce illuminare i vostri giorni e il vostro cammino verso il completamento. Questo messaggio arriva attraverso il mio sé superiore. In amore e luce, Mike Quincy. Traduzione e voce Marina.